Buongiorno, proseguiamo entrando più nel dettaglio sugli obiettivi e le azioni del progetto. Dunque, l'obiettivo principale era quello appunto di effettuare un'indagine conoscitiva sulla presenza e sull'impatto dell'ADHD in che popolazione? Una popolazione, l'abbiamo già detto, di preadolescenti e adolescenti con preacuzie o acuzie psichiatriche. Qual era lo scopo di conseguenza? Era quello di giungere alla definizione di percorsi sia diagnostici che terapeutici mirati e diffonderli trasversalmente. In ultimo, per migliorare appunto la risposta clinica, che era quello che ci chiedeva un po' l'obiettivo della tipologia del progetto. Nello specifico, questo obiettivo generale, che è appunto migliorare la risposta diagnostica e terapeutica, prevedeva alcuni dei risultati che poi vedremo nel corso delle presentazioni successive emergere, che erano prevalentemente quello di valutare la frequenza dell'ADHD nella popolazione che ci siamo detti, che tipo di percorso diagnostico e terapeutico veniva effettuato e quale poteva essere considerato quello più appropriato ed efficace. E in ultimo, la sensibilizzazione dei servizi specialistici sull'individuazione di questi soggetti, che è chiaramente in corso ed oggi è parte anche di questo, un po' della condivisione dei risultati e della verifica poi delle raccomandazioni che emergono. Tra gli obiettivi secondari, che vanno un po' nel senso chiaramente di prosecuzione dell'obiettivo principale, che era quello di migliorare la pratica clinica, abbiamo rilevare la frequenza della comorbidità con ADHD, quindi quanti ADHD avevamo nella popolazione di acuzie e preacuzie. Qual è definire il percorso diagnostico appropriato e sostenibile, descrivere i sottotipi clinici e i profili di comorbidità, immaginando che potessero avere delle traiettorie evolutive diverse, e in ultimo redigere le raccomandazioni. Per poter rispondere a questi obiettivi secondari, chiaramente c'erano differenti attività previste, più o meno portate a termine, direi quasi tutte portate a termine, con una tempistica che è stata invece condizionata da altre variabili che accennava la dottoressa Costantino, un po' le problematiche amministrative, più che problematiche di stock amministrativi correlati all'approvazione, per esempio, dei comitati etici delle varie strutture, che non è stata in linea fra tutti, piuttosto che la pandemia, che noi diciamo pandemia in senso unico, ma in realtà sono più momenti pandemici diversi, come sappiamo, e che hanno impattato sulle regioni anche in modo diverso, sulle tre regioni più volte in modo diverso. In ogni caso, per raggiungere il primo obiettivo specifico, le attività erano quelle appunto di meeting iniziali per condividere le procedure e il reclutamento del personale, una revisione sistematica della letteratura che potesse un po' far emergere qual è ad oggi, cosa sappiamo ad oggi nell'ambito della popolazione di pazienti con acuzie, preacuzie, in preadolescenza correlato all'ADHD e qual è un po' l'evoluzione. Penso che poi dopo sia Sara Carucci che Gabriele ci diranno rispetto a questa seconda attività, e l'attività 3 e attività 4, che non erano altro lo studio retrospettivo e prospettivo, che poi vedremo un po' nel dettaglio come è stato definito e che tempistiche ha avuto. Il secondo obiettivo era quello di definire un percorso diagnostico, come ci siamo detti. In questo caso, le attività, anche qui tutte portate a termine, sono state la definizione del protocollo strutturato. In qualche modo, l'obiettivo era quello di immaginare e produrre un protocollo che potesse, rispetto alla pratica clinica attuale, portarci a un miglior riconoscimento dell'ADHD in acuzie e subacuzie. La seconda attività era la validazione di questo protocollo, quindi un po' la verifica di quanto ci aiutava a riconoscere quelle situazioni che rimanevano misconosciute, sempre in acuzie e subacuzie. Scusate se lo ripeto spesso, però anche nell'analisi, nelle riflessioni che abbiamo fatto in questi giorni, prima di questo convegno, l'idea per chi si occupa di ADHD, ma in linea generale, è quella di guardare i dati su popolazione ADHD e vedere dentro come la popolazione ADHD rispetto ai non ADHD. Qui dobbiamo fare invece una sforza di fare un po' il percorso inverso, cioè la popolazione di riferimento che abbiamo è acuzie e subacuzie, è lì che dobbiamo guardarci dentro. Per cui quando ci guardiamo dentro, guardiamo l'ADHD, ma guardiamo anche il resto, perché chiaramente non sono soltanto ADHD.
verifica appunto l'ultima attività della concordanza tra i risultati derivati dal protocollo, quindi dallo studio prospettico, da quello che noi abbiamo ipotizzato di poter migliorare il riconoscimento, e quelli invece che erano i dati retrospettivi, dove si presume che il protocollo fosse leggermente diverso rispetto al prospettivo. Obiettivo 3, descrivere i sottotipi clinici e i profili di comorbidità. Questo chiaramente dipendeva, non abbiamo fatto l'ipotesi a priori, dipendeva un po' dai dati che emergevano e dal tipo di popolazione che poi accedeva ai servizi. L'idea comunque che si potesse fare una stratificazione dei casi, sicuramente in casi noti prima dell'accesso, e in casi invece per i quali la diagnosi di ADHD è stata effettuata in un momento successivo, che vuol dire che era disconosciuta, se parliamo di neurosviluppo, la ADHD c'era sicuramente ed era presente anche in quei casi lì. La definizione di specifici sottotipi clinici in base al decorso, all'evoluzione, quindi alle traiettorie della ADHD stessa, tutta la validazione dei sottotipi invece correlati alle diverse comorbidità, e in ultimo l'efficacia degli interventi in accordo a questi diciamo, sottotipi identificati, che possiamo immaginarci, giusto per fare un esempio, con la ADHD con una prevalente comorbidità di tipo internalizzante, piuttosto che la ADHD con una prevalente comorbidità di tipo esternalizzante o disregolazione, e vari altri sottotipi. Ho fatto solo degli esempi perché poi forse l'altro sottotipo che ci eravamo immaginati era quello più correlato alla ADHD con altri disturbi del neurosviluppo, però ecco, poi i dati vedremo cosa è emerso. Queste erano un po' le ipotesi con le quali partivamo. Sicuramente nell'ambito di questo obiettivo, alcune delle attività, che sono queste un po' più specifiche, soprattutto quelle correlate all'andamento nel tempo, quindi quelle che potevano risponderci analizzando i follow-up, sono in analisi non tanto perché non abbiamo il dato, perché il dato lo abbiamo, ma abbiamo bisogno di rivederlo alla luce di altre variabili che sono intercorse, quali i vari momenti della pandemia. Piuttosto che la sovrapposizione in qualche caso di periodi di osservazione e valutazione tra retrospettivo e prospettivo. In ultimo, l'obiettivo specifico 4 era appunto quello di redigere delle raccomandazioni che potessero essere utili per migliorare l'appropriatezza sia del percorso diagnostico che del percorso terapeutico in ambulatorio. E quindi le prime due attività sono attività chiaramente che sono state effettuate precedentemente all'analisi dei dati, cioè l'analisi delle linee guida e la definizione di raccomandazioni cliniche, confrontando quello che erano già le letterature, quelle che erano le evidenze e anche le riflessioni degli esperti, per poi chiaramente poter redigere delle raccomandazioni invece che tenessero conto anche dei risultati di questo progetto, in accordo con quanto prima detto, ovviamente in corso, perché la giornata odierna è la base che poi ci permetterà di vedere insieme le raccomandazioni, condividerle, di aggiornare, insomma, in quel processo che di consensus conference si procede. Per poter effettuare tutto questo, il protocollo di studio, adesso ve lo esplicito brevemente, quindi mettendo insieme tutti quegli obiettivi e le attività che ci siamo detti, di fatto cosa è stato fatto? Studio multicentrico, osservazionale, prospettico e retrospettivo, non intervistico, non farmacologico, che tradotto era uno studio, un po' come diceva Antonella, non tanto randomizzato, piuttosto che clinico specifico in termini di efficienza, quindi quanto è utile il metilfenidato piuttosto che non il metilfenidato, anche se questo è un dato che abbiamo raccolto, ma è uno studio più di efficienza, quindi uno studio che ci va, dovrebbe risponderci su qual è il percorso maggiormente sostenibile e efficace nella pratica clinica. Per lo studio retrospettivo abbiamo raccolto le informazioni cliniche dall'analisi delle cartelle dei pazienti nei 3 anni precedenti l'inizio dello studio, che va da marzo 2018 a marzo 2021, mentre nel prospettivo qui c'è un po' il cambiamento di data perché è stato posticipato l'inizio del prospettivo.
da marzo 2021 a settembre 2022. In realtà, considerando che abbiamo il follow-up a 6 mesi massimo, l'arruolamento è stato un anno, per marzo 2021-marzo 2022, proseguito poi chiaramente con il follow-up. Nel prospettico, così come nel retrospettivo, sono state raccolte le informazioni al momento del primo accesso in agenzia, hanno un follow-up di 1 mese, un follow-up di 3 e un follow-up di 6 mesi. Questo per entrambi i campioni. La popolazione è costituita da preadolescenti e adolescenti, quindi ragazzi compresi tra i 12 e i 17 anni. Poi i dati ci dicono che chiaramente nel corso dello studio alcuni di questi hanno poi compiuto 18, poi non entro nel dettaglio, ma di fatto all'arruolamento dovevano avere un'età tra gli 11 e i 17. Il setting è stato un po' detto da Antonella, se volete, in ogni caso avevamo dei siti di reclutamento differenti, tra ospedaliero di vario tipo e ambulatoriale, la documentazione è fonte dei dati, ovviamente la cartella clinica, i centri coinvolti sono quattro, con varie differenze che sono state già dette, e il periodo di studio appunto prevedeva una durata di appuntamento di 12 mesi con i vari follow-up ad 1, 2, ad 1, 3 e 6. Quindi in totale è lunghezza 24 mesi dello studio. Criteri di inclusione, ripetiamo, età tra gli 11 e i 17, sia maschi che femmine, genitori che abbiano firmato il consenso, chiaramente questo vale per lo studio soprattutto prospettico, ma ci lascia inferiore a 50, e poi un quadro clinico di subacuzie e acuzie, per il quale abbiamo fatto diversi meeting per raccordarci in modo da poter diciamo, reclutare dei pazienti che fossero omogenei in termini di acuzie e subacuzie, non meglio definiti altrimenti, per cui i pazienti devono avere un quadro compatibile con un codice rosso, un codice giallo, che poi abbiamo definito e condiviso, per cui tutte le unità operative abbiamo utilizzato questa modalità per definire le acuzie e le subacuzie. Che tipo di valutazione abbiamo previsto? Qua chiaramente ho messo alcuni dei dati che sono stati raccolti principali, non entro nel dettaglio dei sociodemografici specifici, in linea diciamo un po' più generale, sono dati sociodemografici, anamnestici, di diagnosi, di terapie pregresse, piuttosto che le precedenti visite MP, ma anche precedenti accessi al governo MP, o insomma tutto ciò che riguarda la presenza di precedente, raccolti al momento del basale, e poi una serie di dati e valutazioni che abbiamo raccolto nel corso anche dei follow-up, in particolare le terapie in atto, sia farmacologiche che non, la chiedisazia sul basale, la CGAS, CGS severi, TRS nel corso del follow-up, l'ONOS e la SNAP, che hanno una, diciamo, modifica, si modificano in maniera un po' più a lungo termine, abbiamo previsto di effettuare invece solamente 3 SMS nel follow-up. Ma brevemente queste scale credo che abbiamo tutti in mente cosa valutano, forse i colleghi di Cagliari nella presentazione dati ci entrano in dettaglio, però in linea di massima, se la CGS è una scala che valuta la severità del disturbo, la CGAS valuta complessivamente la severità e la compromissione in diversi ambiti, quindi sociale, familiare e scolastico, la CDSAS è direttissimo, nel senso che va in qualche modo a definire meglio il percorso di diagnosi, in quanto è un'intervista diagnostica semistrutturata, appunto per la valutazione di disturbi psicopatologici. Il TRS invece è uno strumento che ci aiuta nella valutazione del cambiamento della sintomatologia dei pazienti con disturbi psicopatologici, che ci soprattutto permette di vedere la differenza, che è stato un po' questo, no? Il raccordo che si è fatto soprattutto all'inizio, cioè non solo trovare degli strumenti che fossero validati e standardizzati come tutti questi sono, ma anche strumenti che nel corso di questo breve periodo di valutazione, che può essere 1 o 3 mesi, fossero capaci di identificare un cambiamento. L'ONOSCA invece, che valuta i tre principali aree di funzionamento di bambini e adolescenti, che sono il funzionamento relazionale, sociale, familiare e scolastico, nelle settimane precedenti alla compilazione, con vari item,
Intanto invece con questionario che è maggiormente utilizzato nell'ambito della DHD, ci permette di valutare i sintomi della DHD, ma non solo anche del DOP. Grazie, spero di essere stata chiara, ci siamo molto